quando arriverà qualcuno che starà al mio posto. A lasciarci negli abbracci, a proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca all'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha sorriso. Come te che mi hai dato il mio giorno più bello del mondo, l'ho vissuto con te. È con te che è iniziato il mio viaggio più bello nel mondo, io l'ho fatto con te. È un sorriso che è nato, sembra schiudere tutte le porte, sembra schiuderle tutte le volte che sto con te. Eravamo solo due perduti amanti, quando l'universo ha ricongiunto i punti. Sole e luna, caldo freddo in un secondo solo, quando finalmente riprendiamo il giro. È una sensazione che mi sembra innata, come se con me fossi sempre stata, come se ti avessi sempre conosciuta. Ma la meraviglia è che ti ho incontrata. E sei tu che mi hai dato i miei giorni più belli nel mondo, li ho vissuti con te. Solo tu mi hai donato un sorriso che nasce anche quando un motivo non c'è. Sembri schiudere tutte le porte, sembri schiuderle tutte le volte che sei con me. Sembri schiuderle tutte le volte che sto con te. Bentornati qui su Radio Tuscia Evans e oggi, come argomento della nostra prima puntata di Pedagogicamente Parlando, parliamo del magnifico potere della buona educazione. Quindi buongiorno, buonasera, e abbiamo parlato di come la buona educazione sia importante per lo sviluppo del bambino e anche nel modo in cui noi ci relazioniamo agli altri. E però adesso vorrei chiederti una cosa, Francesca, perché spesso io vedo magari in televisione video musicali, film, personaggi famosi che non danno un esempio di buona educazione. Questo quanto può influire sul bambino? Questo purtroppo ha una pessima influenza su tutti noi, purtroppo, non solo sul bambino. Certo, sul bambino, sull'adolescente ha un impatto ancora più importante. E purtroppo noi viviamo in un'epoca nella quale la maleducazione fa audience, perché il maleducato, chi grida, chi insulta, attira l'attenzione e purtroppo viene quasi corteggiato dai conduttori televisivi, dalle radio, dalle televisioni in generale, perché appare forte, appare spavaldo, appare come la persona che non si fa mettere i piedi in testa, che quindi afferma se stesso. In realtà non c'è niente di più lontano di questo dalla verità. E purtroppo gli effetti si vedono, perché tutto ciò che noi tutto ciò che ci colpisce, tutto quello a cui noi siamo esposti, e quindi tutti i messaggi che vengono anche da mass media ci influenzano in qualche modo. E poi c'è un effetto che è alla base di tanti fenomeni sociali, cioè una progressiva abituazione alla violenza verbale, alla violenza degli sguardi, degli atteggiamenti, appunto ci abitua a considerarla quasi una cosa normale. E in questi casi io sono molto drastica, io penso che certi programmi vanno proprio spenti, non solo non vanno fatti vedere ai figli, ma non vanno fatti vedere, cioè neanche i genitori dovrebbero vederli, non dovrebbe vederli nessuno, talmente tanto perché negativo. Fanno male all'anima, perché il dialogo è basato certamente sulla differenza di opinioni, sacrosanta, ma sul rispetto della persona. E quando si trascende nell'insulto va spenta la televisione. Ora ascoltiamo un'altra canzone, che è Gli Immortali di Jovanotti, e torneremo tra poco. Sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle,
ho salutato la mia gioventù per ritornare bambino, procedendo in avanti senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta che non finisce mai, neanche se te ne vai, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. Seduta dentro a un aereo, con il biglietto di un'altra, hai salutato la tua classe di eroi per fare il grande salto, per diventare la donna che sei, attraversando oceani di sguardi, senza passare dalla tristezza, innamorandoti dei bugiardi, masticando una gomma al gusto di dopo barba che non finisce mai, tra mezzanotte e l'alba, e lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria, e lo ripeto ancora fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali. E hai disegnato a colori il mondo che hai immaginato, teneva in giro a fare tentativi finché non avrà combaciato, e fai il lavoro sporco per non far finta di essere pulito, hai qualche superpotere da usare contro il nemico, masticando una gomma al sapore d'infinito che non finisce mai, che non finisce mai, non so se si è capito. Allora, quali sono i consigli che da esperta ci dai? Dunque, il consiglio sicuramente più importante è quello di praticarla, la buona educazione, con i propri figli, all'interno della propria famiglia, con le persone che ci circondano, a scuola, sul posto di lavoro. E la pratica è sicuramente un ottimo esempio per i nostri bambini e per i nostri adolescenti. E insegnerà loro ad avere un'attenzione, una delicatezza in più verso gli altri, che si sentiranno a più a loro agio con qualcuno che sa dire grazie, prego, scusami, e perché saprà sicuramente impostare le sue relazioni con attenzione, con amore, con più empatia, con empatia, esattamente, esattamente, con empatia, perché ci fa anche considerare quelle che sono le posizioni degli altri, la loro situazione, e la buona educazione sicuramente evita
di farci, cioè non ci mette al centro dell'attenzione, ma è qualcosa che dà anche spazio agli altri e fa sentire a suo agio, e quindi abitua a delle relazioni positive. E poi è importante non scoraggiarsi mai, perché sicuramente quando uno proverà a fare questo gesto all'inizio non è che ci saranno risposte, poi magari anche sorprendentemente si può rimanere stupiti. Ah, sicuramente. Però l'importante è non scoraggiarsi mai. Non scoraggiarsi mai, e se vogliamo essere rivoluzionari dobbiamo essere educati. E con questo ci salutiamo. Bene, allora arrivederci, alla prossima.